chiedi, ti faccio un esempio perché vorrei capirlo, perché sennò scusi Lorenzo. Vai, la Meloni nella scorsa manovra il 90% delle cose che ha fatto sono taglio del cuneo fiscale e super rivalutazione delle pensioni minime. Chi è in disaccordo con questi provvedimenti? Sono di destra? O sono giusti se il potere d'acquisto dei salari crolla? E dire, guarda, vero, però hai anche fatto un accorpamento di due aliquote IRPEF che non serviva a niente, quei soldi andavano messi sulla sanità o sulla scuola. È diverso dal dire forse questa manovra fa schifo e impoverisce i ceti più poveri, perché i ceti più poveri, che non sono idioti, lo capiscono che stiamo dicendo una stupidaggine. Perché questa è una manovra che contiene, la scorsa, due cose che chiedevamo noi. Allora forse quello che voglio dire è che possiamo far cadere questo velo e incominciare a dire le cose per come sono e per come effettivamente si manifestano anche nella vita della gente, senza avere paura. Perché la nostra autorevolezza è fondata sulla realtà, non sullo scontro pur che sia. Perché la prossima manovra, ve lo dico, sarà pieno di gente che presenterà emendamenti che dicono che ci vogliono 70 miliardi in più, che non li abbiamo. E io quegli emendamenti non li firmerò. E voi potrete dirmi che non firmarli è irresponsabile perché dobbiamo stare tutti insieme, e io vi dirò che firmarli è irresponsabile perché non hanno niente a che vedere dalla realtà. E sapete chi lo faceva questo? Una cosa che si chiamava Movimento 5 Stelle, a cui voi un giorno insegnavate la cultura di governo, che non vi insegnino loro la cultura populista.